Ciao a tutti, io sono Emma e il video di oggi è un nuovo Girl Talk. È un tipo di video un po' diverso dai classici che faccio, che sono un po' più energici e motivazionali. Questi video li immagino sempre come quei momenti, non so se avete presente, quando si fa un pigiama party o un'amica dorme a casa tua e si finisce sempre sveglia a mezzanotte a parlare di argomenti profondi sul senso della vita. Quindi sì, questo è quello che immagino sempre di fare con voi in questi momenti. Quindi cominciamo con le vostre domande. Policastro Sonia mi chiede: hai mai avuto amici e amiche che ti hanno usata per la notorietà? Se sì, come sei riuscita a liberartene? Sì, nel corso degli anni mi è decisamente capitato. Ovviamente i grandi numeri sui social possono facilmente avere un impatto sulle prime impressioni e sul modo con cui alcune persone si rapportano con te. Però non mi è mai capitato con delle amiche o amici stretti, perché ovviamente quelle sono persone che conosco da anni, molto prima dei tempi del canale, e le persone che sono veramente mie amiche lo sono sempre state, a prescindere da questo. E anzi, tutte le volte che io le ho inserite qualche video, qualche post, l'ho sempre fatto in modo molto naturale perché fanno parte della mia vita. Ma mi è capitato decisamente con dei conoscenti, soprattutto all'università. Mi ricordo una volta una persona che avevo appena conosciuto, veramente appena, avevamo chiacchierato, il pomeriggio si vede che mi aveva trovata su Instagram e allora subito, cioè letteralmente ci eravamo detti veramente due frasi, e mi ha scritto un messaggio chiedendo: ma ho visto che hai del seguito online, che dici di pubblicizzare la mia pagina, tanto non ti costa nulla. Io sono rimasta abbastanza scioccata, perché ci vuole un po' di faccia tosta per quasi pretendere una cosa del genere da qualcuno che non conosci. Ma sul come gestisco queste situazioni, quando l'altra persona ti dà l'impressione di essere interessata a te solo per un numero, senza nemmeno conoscerti, la risposta è che sono molto diretta: guarda, sinceramente non mi sembra il caso, ci siamo appena conosciuti, forse è meglio se ripartiamo da capo. Capita sempre con persone che non conosco bene, o con magari amici di amici che, perché conoscono l'amico, ti chiedono un favore. Falsonica mi chiede: prendi la pillola contraccettiva? Se sì, come ti trovi? Se no, come mai? Uso dei contraccettivi, non propriamente la pillola, ma l'anello contraccettivo, e lo uso ormai da 2 anni. Ho scelto quello invece della pillola principalmente perché all'epoca ancora non sapevo mandare giù le pillole. Ho imparato a farlo quest'anno, letteralmente dopo 23 anni di vita, e poi lo trovo sinceramente molto più comodo della pillola, perché non bisogna ricordarsi di prenderla ogni giorno. Dura per 3 settimane, poi c'è una settimana in cui si toglie e poi ne serve uno nuovo per altre 3 settimane, quindi c'è molto meno il rischio di dimenticarsi. Ovviamente credo che sia una cosa molto saggia da fare se si è ovviamente in una relazione fissa a lungo termine. È la prima volta in vita mia e sinceramente non ho notato nessuna differenza, né tra gli aspetti collaterali positivi né quelli negativi di cui parlano. Ad esempio, ho sentito dire che dovrebbe aiutare con la pelle, con l'acne, e purtroppo non ho visto nessuna differenza con quello. So che ci sono persone che hanno degli effetti collaterali, anche tra le mie amiche ne conosco molte che hanno avuto difficoltà, però io veramente non ho notato la minima differenza rispetto a prima. Quindi sì, direi che assolutamente è stata un'esperienza positiva. Valeria Santoro mi chiede: ti arrabbi facilmente tu? Non sono per nulla una persona rabbiosa, il che in realtà non è forse sempre una buona cosa, o meglio, non amo per niente il confronto aggressivo. Le poche volte che mi capita di arrabbiarmi è più che altro quando mi metto sulla difensiva, quando qualcuno è molto aggressivo con me. Per il resto, quando c'è un problema, io tendenzialmente ho un modo abbastanza calmo di parlarne e molto teso al confronto per chiarire. Riesco di solito abbastanza, se sono io a iniziare la conversazione, a farlo con la mente fredda, diciamo. La cosa problematica invece è che, appunto, odiando così tanto il confronto aggressivo, faccio davvero fatica a gestire quando qualcuno non mi risponde con la stessa calma, con lo stesso rispetto. Una mia relazione in particolare è finita in gran parte perché la persona era una classica testa calda, e io davvero faccio molta fatica a gestire queste situazioni, questo tipo di rapporto, cioè rapportarmi così con qualcuno. La cosa che non ho mai capito è che quando c'è una situazione che farebbe arrabbiare qualcuno, normalmente io tendo più a sentirmi triste. Se qualcuno mi ha ferita in qualche modo, la mia prima reazione non è la rabbia solitamente, se non magari in una situazione in cui sei un attimo di malumore, quindi rispondi in modo nervoso. Ma se c'è un effettivo problema o qualcosa che mi fa stare male, invece di arrabbiarmi, tendenzialmente mi sento ferita. Se il problema riguarda una persona a cui voglio bene, cerco di capire che cosa ho sbagliato e ripenso allo scenario 1000 volte. La cosa continua a frullarmi in testa e tendo sì più che altro a sentirmi dispiaciuta o delusa, raramente emozioni di rabbia, e direi che mi piace essere così tendenzialmente. Però ci sono sinceramente situazioni in cui vorrei arrabbiarmi, nel senso che a volte la rabbia credo che, se usata in buoni modi, possa essere utile, nel senso che a volte arrabbiarsi in certe situazioni, quando più che altro c'è qualcuno che in qualche modo ti calpesta, lede un tuo diritto, ti manca di rispetto, ti priva di qualcosa che per te è importante. Mi piacerebbe in realtà difendermi di più in questo senso, mentre invece tendo a sopportare la cosa abbastanza a lungo perché non mi piace il confronto aggressivo. Quindi magari a volte, appunto, rimango in una situazione spiacevole invece che semplicemente fare la voce grossa, quando è non un'aggressività casuale ma per difenderti da una situazione in cui c'è qualcuno, appunto, che sta approfittando di te in qualche modo. Ci sono momenti
momenti della mia vita in cui avrei voluto tanto tirare fuori un po' di rabbia. Alissa Finotti mi chiede: hai mai paura che un domani in un lavoro tu venga sottovalutata o ignorata perché sei donna? Sì, è innegabile che viviamo in una società che, per quanto abbia fatto passi da gigante e negli ultimi anni si sia parlato tantissimo della parità dei sessi e dei diritti delle donne, tantissimi passi avanti rispetto anche solo a 100 anni fa, non parlo dell'uomo di Neanderthal, già solo appunto 100 anni fa, 50 anni fa, la situazione era incredibilmente diversa, quindi mi sento fortunata perché vivo in un periodo storico in cui comunque posso scegliere di avere ambizioni, posso scegliere di studiare e di buttarmi nel mondo del lavoro invece che avere un semplice chiaro ruolo determinato dalla società. Sicuramente viviamo in un mondo in cui le opportunità per una donna sono tante rispetto al passato, però è innegabile che ancora la disparità ci sia in tantissime situazioni, sono tantissimi lavori in cui per lo stesso ruolo una donna viene pagata meno di un uomo. Ho sentito storie magari di una ragazza che va a un colloquio di lavoro e non la prendono perché le hanno chiesto se ha una relazione a lungo termine e visto che ce la temono che lei per via della gravidanza non possa lavorare e quindi non l'assumono per questo, e chissà perché invece agli uomini non lo chiedono, come se il padre non avesse le stesse responsabilità e non dovesse dedicare lo stesso tempo a un figlio. Quindi sì, ci sono sicuramente delle situazioni del genere nel mondo del lavoro ancora ben presenti. Devo dire che da quando studio all'università mi è capitato moltissime volte che ci fossero conferenze o presentazione di un brief in cui viene quindi un'azienda a parlarci, e mi è capitato davvero spesso in questi contesti vedere delle donne che hanno delle posizioni irrilevanti nel mondo del lavoro, che fanno i manager anche in posizioni aziendali più strategiche. Questa è una cosa bellissima, per quanto ci siano molti pregiudizi e stereotipi che ancora purtroppo tutti abbiamo molto presenti, però la nostra società ha fatto tantissimi passi avanti, sono sicura che ne farà ancora tanti. Mi sento comunque libera di buttarmi nel mondo del lavoro e fare del mio meglio per cercare di essere valutata per le mie capacità e non certo perché sono una donna. Sbaglio ad allontanarmi se sono sempre io a scrivere alla mia amica, non voglio perderla. Darò un'opinione su questa cosa non del tutto oggettivo, perché io sono una pessima messaggiatrice. Dovete sapere che io, probabilmente tutti i miei amici, tutti i miei conoscenti mi odiano, perché no, i miei amici in realtà lo sanno, quindi ormai mi sa che si sono arresi, però io sono pessima a messaggiare, cioè scrivo alle mie amiche praticamente solo per mettermi d'accordo su quando vederci in videochiamata o dal vivo, perché ho voglia di passare tempo con loro. Però se qualcuno mi scrive tipo ciao come va, io sto facendo probabilmente in quel momento mille cose, mi passa di mente, quindi rispondo probabilmente dopo 6 ore, e non perché non voglia bene a quella persona, ma perché veramente sono pessima in questa cosa e odio il mio cellulare. Mi capita fin troppe volte di lasciarlo nell'altra stanza dicendo sì, dopo rispondo, e poi mi accorgo che sono già passate 8 ore, la giornata è finita. Quello che posso dirti io è che dipende molto dalla situazione, cioè se l'unico problema è che non ti scrive lei, nel senso che non ti scrive mai per chattare e chiederti come va, è una cosa. Se non ti scrive appunto ma comunque quando passate tempo insieme ti dimostra che ti vuole bene, vi sentite, è sempre presente e ti dimostra che c'è in altri modi, non credo che il fatto che non ti scriva sia un problema, o meglio, se è un problema per te giustamente devi parlargliene e dirle guarda, magari ci possiamo sentire un po' di più per messaggio anche, quando non riusciamo a vederci. Quindi sicuramente parlarne è sempre una buona idea, soprattutto se tu, come mi hai scritto, non vuoi perderla. Se quello è l'unico problema, non mi sembra un motivo abbastanza grosso per chiudere un'amicizia a cui tieni e che vuoi mantenere. Però un altro conto è se invece la senti distante a prescindere dal messaggio, cioè se proprio lei non fa qualcosa per poterti vedere, quando vi vedete la senti distante, non ti sembra che si comporti da amica, allora sicuramente è il caso non necessariamente di chiudere, ma sicuramente di parlargliene e capire quali potrebbero essere i motivi. Io sono sempre dell'opinione che se un'amicizia importante per te valga sempre la pena cercare di sistemare le cose prima di mollare e andare oltre, però è ovvio che se ci sono delle incompatibilità diverse allora potrebbe anche essere che semplicemente vi siate allontanate. Capisco benissimo, però lo so che non è mai bello sentirsi come se si fosse gli unici interessati all'amicizia, cioè se sei sempre tu a scriverle, a chiedere vediamoci, in effetti dopo un po' è faticoso quando sembra che l'altra persona magari non sia veramente poi così interessata a mantenere l'amicizia viva. Quindi direi cerca di parlargliene e in bocca al lupo. Tomorrow Comes mi scrive: complimenti per tutto quello che hai realizzato. Grazie. Hai un rimpianto o un rimorso a cui pensi ogni tanto? Tendenzialmente direi di no, perché è quella classica domanda a cui viene spontaneo rispondere. Beh, qualunque esperienza, anche quelle negative, mi hanno sicuramente insegnato qualcosa, mi hanno resa la persona che sono oggi, quindi probabilmente è vero che anche rifacendolo da capo farei le stesse scelte. Però sì, ho dei rimpianti. Non è tanto magari una cosa grossa, tipo un momento della mia vita che ha cambiato tutto e mi sveglio la notte e non riesco ad addormentarmi perché ci penso. Sono tanti piccoli momenti più che altro che a volte mi tornano in mente, e quelli più che altro di solito riguardano non tanto qualcosa che ho fatto, che non avrei dovuto fare, ma più che altro delle
delle occasioni perse. In particolare una cosa che penso spessissimo sono tutte le situazioni in cui mi sono fatta frenare in qualche modo dalla mia timidezza, perché io in tutti i contesti sociali in cui c'è tanta gente che non conosco e non ho nessun punto di riferimento faccio molta fatica ad aprirmi, a buttarmi. Però per il tipo di mondo in cui sono finita in questi anni mi sono trovata spessissimo a degli eventi organizzati dai brand o dalla mia agenzia in cui ci sono tantissime persone con cui ho una passione in comune, che sono persone interessanti, però solo per il fatto che mi trovo in un contesto di gruppo e magari molti di loro già si conoscono, hanno rapporti tra di loro, io faccio una fatica immensa a buttarmi, e quindi quello mi dispiace. A volte mi dispiace avere magari perso l'occasione di stringere un legame che poteva essere importante o aver conosciuto qualcuno ed essermi fatta conoscere da qualcuno solo per la timidezza. Quella a volte ci penso è una cosa che mi ha sicuramente in passato frenata molto, però so anche che ho fatto dei passi da gigante, ad esempio rispetto alle medie o all'inizio del liceo. So che sono una persona totalmente diversa e so anche che ci sono tante situazioni in cui invece mi sono sforzata di buttarmi. Anche adesso comunque ho appena cominciato un nuovo corso all'università ed ero spaventatissima dall'idea di non riuscire a conoscere persone nuove, soprattutto adesso che siamo tutti a distanza, quindi lì sicuramente all'inizio mi sono sforzata di dire ok, non perdere delle occasioni per questo. Ovvio che non vuol dire che poi ogni volta che effettivamente mi metto a parlare con una persona diventerà la mia migliore amica vita, però almeno so che non è colpa di una stupida paranoia e quindi dormo sonni tranquilli. Pensando alla mia vita, dico sempre meglio fare una figuraccia, magari fare una cosa stupida, rispetto al rimpianto per una cosa non provata, non fatta. Ci sono tanti contesti nella mia vita in cui mi sono buttata. Volevo aprire un canale YouTube, l'ho fatto nel contesto amoroso, mi sono sempre buttata senza problemi per vedere come andavano le cose, quindi anche quando non sono andate bene non ho rimpianti, perché so di aver fatto del mio meglio, di aver provato. Le cose di cui mi pento riguardano soprattutto contesti sociali e il conoscere persone nuove, perché essere in una nuova città dove non si conosce nessuno e appunto magari altri hanno già rapporti tra di loro non è mai facile. Sicuramente in questo caso il mondo è più facile per le persone estremamente estroverse. Voi servite al mondo ad aiutare noi timidi. C'è da dire che appena conosco un po' qualcuno capiscono molto presto che sono tutt'altro che timida e silenziosa. E l'ultima domanda è di Sara Ippolito 16, che mi chiede: verso che età vorresti diventare mamma? Le mie amiche scherzano sempre sul fatto che io probabilmente sarò la prima a diventare mamma, comprensibilmente, perché comunque sono al momento in una relazione a lungo termine, convivo. Però io in questo momento mi sento lontana anni luce dall'avere figli. Io ho sempre voluto figli, ho sempre voluto una famiglia, mi ci vedo decisamente essere una mamma, è una cosa che ho sempre immaginato, a differenza di alcune persone, tipo anche mia mamma, che dicono ah boh, non pensavo neanche che avrei avuto figli sinceramente, e poi sono arrivata io. Io invece ho sempre voluto diventare mamma, ho sempre saputo che prima o poi lo sarei stato in un modo o nell'altro, e questa idea non è cambiata. Ma nonostante questo mi sento veramente lontanissima da quel momento, più che altro perché convivere è una cosa, avere figli è un'altra, e io so per certo che quando avrò figli voglio essere per loro un genitore presente e in grado di dare a loro le mie energie. E so per certo che in questo momento non sarei in grado di farlo, perché ho così tanti obiettivi, tantissime ambizioni personali. Sto studiando, devo ancora finire il mio percorso all'università, voglio buttarmi nel mondo del lavoro e voglio raggiungere un grado di successo lavorativo e soddisfazione personale, qualunque cosa quello poi significherà per me. E credo che sarò un genitore migliore se sarò soddisfatta della mia vita e di me personalmente, degli obiettivi che mi sono prefissata, che ho raggiunto, del tempo che ho avuto per conoscermi e per seguire il mio percorso di vita. Non vedo l'ora, assolutamente, però al momento non mi sento minimamente pronta, anzi mi terrorizza abbastanza l'idea. Poi è ovvio che se mai dovesse capitare, ovviamente uno può pianificare quanto vuole, ma poi la vita è imprevedibile. Però per il mio percorso di vita del momento sinceramente non mi vedo ad avere figli prima dei 29-30 anni, non lo so, in là decisamente. So quanto il tempo vola e non mi sento minimamente pronta a essere un genitore ancora. Mi viene anche da pensare che probabilmente non mi sentirò mai davvero pronta, perché io, immaginando un 23enne, mi immaginavo una persona comunque adulta. Però nella mia mente mi sento ancora un po' come quando avevo 16 anni, ho iniziato questo canale, quindi so che sono cambiata in molti sensi, però allo stesso tempo mi sento sempre io, e quindi secondo me a questo punto deve essere così, cioè che tutti gli adulti sono semplicemente bambini cresciuti e non c'è, come pensavo invece da piccola, tipo un'età magica che passi e poi sei ufficialmente un adulto. Anche gli adulti ogni tanto fanno errori, anche gli adulti ogni tanto sono immaturi. Vedremo dove mi porteranno le strade della vita. L'unica cosa che spero per quando sarò un genitore è essere almeno la metà meravigliosa quanto sono stati con me i miei genitori. Se sarò anche solo in parte il tipo di genitore che sono stati loro con me, non posso sperare di più. Questo è stato il Girl Talk di oggi. Grazie per avermi mandato tutte le vostre domande, le vostre curiosità, argomenti di conversazione. È sempre interessante, anche perché a volte ci sono cose su cui abbiamo opinioni diverse, come l'altra volta che si parlava ad esempio di tradimenti, di gelosia. È sempre interessante anche confrontarsi con chi magari la pensa diversamente, quindi fatemi sapere ovviamente qua nei commenti. Grazie
ragazzi per aver passato un po' del vostro tempo con me. Prometto che i prossimi video saranno più energici, ma ogni tanto ci vuole anche un momento un po' rilassante di chiacchiere insieme, senza troppo folle editing. Buona serata, ci vediamo al prossimo video. Story that I wrote about the kids who were broke by the Smith and Rimbaud. I can't let you go.